volta. Allora, siamo qui in occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 di febbraio, nella nostra sede del circolo della provincia di Gorizia di Sinistra Ecologia e Libertà. Innanzitutto benvenuti a tutti. Siamo qui per presentare una serie di iniziative che abbiamo in programma in questi giorni per portare, insomma, l'idea, le nostre idee di Sinistra Ecologia e Libertà sulle tematiche che a noi stanno a cuore, quindi ambiente, risanamento ambientale, salute pubblica, lavoro, precariato e quant'altro. Organizzeremo nel pomeriggio alla biblioteca di Monfalcone alle 5:30 una prima conferenza tematica sulla questione della salute. In particolar modo parleremo di un tema abbastanza toccante nelle nostre terre, che è quello dell'amianto, del suo utilizzo, delle conseguenze che ha portato alla nostra comunità. Parleremo di ricerca scientifica e di impegni, insomma, che vorremmo prendere, perché credo che una battaglia delle persone coinvolte nella questione deve essere comunque sempre supportata dall'impegno politico, insomma. Il 15, che è venerdì, ci troveremo al Samotel, alla sala panoramica del Samotel, per parlare di un'altra questione al momento in auge sul nostro territorio, che è quella della centrale termoelettrica 2A, sulla quale appunto la A2A ha presentato un nuovo progetto di riconversione, sul quale presenteremo anche lì le nostre idee, il nostro punto di vista. Dopodiché, nell'ultima settimana di campagna elettorale, avevamo in programma di fare un'iniziativa invece prettamente sul mondo del lavoro, sulla precarietà e anche lì sulle nostre idee per rilanciare l'economia e il lavoro in questo paese. Nel pomeriggio, peraltro, andremo a salutare i ragazzi, gli operai di un'azienda locale che è la Ito Automotive, che da un po' di anni si stanno battendo per preservare il loro sito e il loro posto di lavoro, ed è di questi giorni appunto la notizia di un numero di più di 100 esuberi dichiarati appunto dall'azienda. Avremo ad esprimere la nostra solidarietà e abbiamo in questi giorni comunque espresso la nostra volontà di essere vicini e di dargli una mano per quanto sia possibile. Oggi qui con me ci sono i candidati per le politiche. Abbiamo la nostra capolista del Senato, che è Grazia Francescato, capolista della Camera, Serena Pellegrino, e rappresentanti anche del territorio, Giovanni Iafano, che tutti, insomma, qui a Monfalcone conoscono, che è anche il nostro consigliere comunale, e Loredana Paraniditti, che è la coordinatrice provinciale del circolo. Entrambi i candidati. Io per il momento mi fermo qua, nel senso che voglio dare la parola ai candidati. E vi ringrazio, spero, insomma, di vedervi tutti nelle prossime iniziative organizzate da Sinistra Ecologia e Libertà. Grazie. Bene, questo incontro presso la sede di Sinistra Ecologia e Libertà, come anticipato da Cristian Zuliani, coordinatore del circolo, serve a rappresentare le esperienze e le attività che in questi due anni il movimento politico, insomma, di SEL, questa città, nei comuni vicino, Restanzano, Ronchi e nella provincia di Gorizia, ha sostenuto e portato avanti.
Il momento è particolarmente difficile per quello che sta accadendo anche a livello generale. Vorrei iniziare questo brevissimo intervento ricordando un fatto di cronaca che a me personalmente ha colpito molto, il suicidio di un operaio in una lontana provincia di questo paese, a Trapani, un operaio che si è tolto la vita perché dopo aver chiesto invano aiuto anche alla Camera del Lavoro, anche alla Camusso, ha deciso di togliersi la vita per l'impossibilità di trovare un'occupazione. Questo episodio credo che da solo evidenzi la drammaticità di un momento unico nella storia di questo paese. Noi localmente usciamo da 2 settimane che sembrano un bollettino di guerra sul fronte dell'occupazione. Si parla di esuberi, quindi non più di cassa integrazione, di mobilità, ma di quella parola raffinata e gentile che in realtà sottintende licenziamenti. Parliamo di tante realtà industriali di questo territorio che stanno vivendo un momento altamente drammatico di ristrutturazione, di chiusura di posti di fabbriche, e non mi riferisco soltanto alla Intom, dove questo pomeriggio ci recheremo parlando con la RSU, quindi con la rappresentanza sindacale della fabbrica, per sostegno alla loro lotta contro i 100 e più esuberi dichiarati dall'azienda nei giorni scorsi. Mi riferisco anche all'ex Ansaldo, mi riferisco alla situazione del porto di Monfalcone e mi riferisco evidentemente anche alla situazione della fabbrica che per tanti decenni è stata in qualche modo la fabbrica città di questo paese, cioè la Fincantieri. Fincantieri che, non dimentichiamo, ha già vissuto un processo violento di ristrutturazione con il trasferimento all'esterno di buona parte del ciclo produttivo, quindi con l'affidamento ad una galassia di ditte esterne di una parte importante della produzione, con costi sociali e umani che si commentano da soli. Cito soltanto il fatto dei 3 morti per infortunio sul lavoro negli ultimi 2 anni. Uno di questi episodi, 3 morti che hanno coinvolto 3 persone diverse, a sottolineare il carattere aperto della comunità di lavoro di questo territorio. In un caso si è trattato di un giovane bengalese precipitato dal 14° ponte della nave, episodio per cui ci fu anche uno sciopero cittadino, un corteo, 2 anni fa. In un altro caso è trattato di un operaio della Fincantieri, in un terzo caso è trattato di un operaio dell'Est, a sua volta morto in fabbrica. Questo dimostra la gravità del momento e quindi la necessità di una politica di svolta radicale che faccia della qualità del lavoro, della sicurezza sul lavoro, di un lavoro pulito, la bussola di riferimento di questo movimento. Credo che questo sia il primo messaggio che noi lanciamo alla comunità e a questo territorio così pesantemente segnato non solo dalla ristrutturazione e dai licenziamenti, ma evidentemente anche dalle conseguenti tensioni sociali che ci sono tra i settori della popolazione. È tutto evidente che l'impoverimento del mercato del lavoro determina poi delle tensioni all'interno della comunità di lavoro. E qui mi faccio ricordare che all'interno del nostro gruppo, innanzitutto, gruppo intendo come gruppo e movimento politico, ci sono persone di diversa provenienza e tutti insieme cerchiamo, persone originarie del posto, persone originarie di altre parti d'Italia, lavoratori di altre parti del mondo, una sintesi che si basi sulla difesa della qualità del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Il secondo elemento chiave naturalmente riguarda il risanamento ambientale della città. Tema altamente strategico e di enorme urgenza, perché la preoccupazione che abbiamo tutti quanti noi naturalmente è che la ristrutturazione della centrale termoelettrica di Monfalcone in particolare possa costituire un'occasione che dopo tante altre venga perduta dalla comunità per pretendere invece un risanamento radicale in questo territorio, motivo per cui abbiamo deciso di organizzare un evento specifico venerdì 15 febbraio appunto alle 20 presso la struttura del Samotel, invitando la cittadinanza a rendersi conto della particolare congiuntura. Questa centrale è la più grande di tutta la regione e quindi è un tema di rilevanza strategica e non soltanto locale.
Stiamo cercando naturalmente anche di costruire una dimensione dell'azione con la cittadinanza che sia diversa dal passato. Io credo che ci sia bisogno di un modo radicalmente diverso di relazionare con le persone, di parlare con le persone, di sentirle, di avvicinarle, tenuto conto che i pesanti tagli alla spesa pubblica stanno già colpendo questa provincia, ad esempio, no? In modo massiccio. Cito tra gli altri la vicenda della ristrutturazione della rete sanitaria, quindi della rete assistenziale, e poi della struttura giudiziaria, con la previsione della chiusura del Tribunale di Gorizia, che è un punto su cui noi saremo intransigenti anche dopo le elezioni politiche, nei confronti in occasione della prossima scadenza elettorale per le elezioni regionali. E finisco evidenziando un punto: questo territorio è stato per troppi anni isolato dai grandi centri di decisione politica ed economica del resto d'Italia, ha subito i poteri forti, mi riferisco a Fincantieri ma non soltanto, ha subito una politica delle infrastrutture su cui noi siamo molto netti, siamo contrari all'alta velocità e l'abbiamo manifestato anche in Consiglio Comunale e in provincia, e siamo ovviamente per la tutela dell'ecosistema, del litorale e del Carso. Vorrei in questo senso sottolineare che per troppe volte in passato si è detto in maniera più superficiale e propagandistica che Monfalcone è un doppiano del Mediterraneo, e invece dovremmo praticare quest'idea fino in fondo, cioè significa immaginare che Monfalcone possa essere assieme a Ronchi e Staranzano, città comune, e al resto della provincia, un ponte nei confronti del resto del Mediterraneo, del sud del Mediterraneo e dei paesi in via di sviluppo, per politiche di sviluppo industriale, ambientale e culturale, quindi reti di relazioni con il resto del mondo e con quella vasta comunità di migranti che ormai sono cittadini a tutti gli effetti nel nostro territorio. E infatti proprio oggi, che è una giornata dedicata ad un evento dell'ultima guerra, della seconda guerra mondiale, oggi è la giornata del ricordo, io credo che il messaggio che noi dovremmo lanciare sia costruire una dimensione europea delle relazioni tra le genti e tra le persone, e credo che in questo senso sia assolutamente fondamentale chiudere il centro di identificazione e espulsione di Gradisca e restituire una prospettiva di vita con la cittadinanza garantita ai figli di stranieri nati in Italia. Questo proprio oggi mi sento di dire che è uno dei punti forti di questo movimento. Perciò finisco per lasciare la parola poi agli altri candidati. Questa è una conversazione con gli iscritti e sostenitori di Sinistra Ecologia e Libertà. Lavoro, ambiente e cultura sono tre assi sui quali noi dovremmo cercare di lavorare di fantasia, andando oltre le esperienze, gli steccati del passato, sia quelli politici che quelli storici di queste terre amatoriate di confini. E in questo senso ovviamente confidiamo che si possa immaginare una comunità e delle reti territoriali radicalmente diverse dal passato. Bene, io terminerei qui e cederei la parola agli altri candidati. Sono felicissima di essere qua con voi. Il vostro territorio è prezioso, perché oltre ad essere territorio di frontiera, come si è stato per tanti anni, è anche territorio di frontiera dal punto di vista dell'analisi, perché quello che è accaduto in questo territorio negli ultimi 50 anni è oggi frutto dell'analisi, di quello che noi dobbiamo prendere atto di che cosa è accaduto. Fino a 30 anni fa cosa succedeva? Non ci sono ancora argomenti per poter definire se questa cosa ci fa bene o ci fa male. Ecco bene, Monfalcone oggi è il nostro caposaldo, dove possiamo dire Monfalcone è tutto il territorio, dove possiamo dire sì, oggi i dati ci sono, le analisi ci sono, e purtroppo ci sono sulla pelle delle persone. E mi riaggancio all'ultimo anello di Giovanni: ambiente e cultura sono le due gambe su cui può camminare il futuro, altrimenti il nostro futuro collassa,
ma collassa su di noi, ma non solo su di noi come esseri umani, ma su di noi come ecosistema, perché il nostro ecosistema è in questo momento arrivato a un punto di rottura, anzi probabilmente, secondo me, abbiamo già superato la soglia in cui il nostro territorio è in grado di sopportare. Negli anni 70 vedevamo una ciminiera e dicevamo che bello il lavoro, oggi invece vediamo una ciminiera e pensiamo a quante persone sotto quella ciminiera sono morte. Se noi non ci mettiamo nell'ottica che salvaguardare, tutelare, sostenere, valutare l'ambiente come risorsa per noi, che non deve avere confini territoriali, non deve essere che il confine dell'Italia rispetto al confine della Slovenia noi andiamo a tutelare e in Slovenia no, o viceversa. Ci devono essere delle sinergie e le leggi ecosistemiche non conoscono confini territoriali. E se noi non prendiamo coscienza di questo, ma noi, sto dicendo a individuo, ognuno di noi prende coscienza, ma anche a livello collettivo, ma anche a livello di rappresentanza. Se noi, rappresentati da coloro che andranno a governarci, da tutti i livelli, dall'amministrazione fino ai governi, andremo veramente in una situazione di collasso. E perché dico questo? E sembra che io stia facendo la catastrofe, ma la catastrofe noi ci siamo già dentro, perché il fatto che ci siano tante migliaia di persone che sono morte per il nome del lavoro, il lavoro doveva essere qualcosa che ci nobilitava, che ci rendeva vivi, doveva essere una risorsa, in realtà invece è diventato una gabbia. Allora, o per noi il lavoro è sinonimo di libertà, oppure diventa occupazione. Secondo me questo è proprio il confine su cui noi, il nostro progetto, si deve inserire. E allora ritorno al concetto di ambiente. E per l'ambiente, la tutela dell'ambiente, vuol dire che io declinerò tutto a favore di tutto l'ecosistema di cui noi facciamo parte. Se io tutelo l'ambiente, ho tutelato anche l'essere umano, ho tutelato le coste, ho tutelato le piramidi, ho tutelato gli esseri viventi, a quel punto tutto di conseguenza, compresa la nostra salute, avrà dei benefici. Attraverso quale processo? Attraverso un processo culturale. Hanno fatto di tutto in questi ultimi 40 anni per toglierci la coscienza. A parte qualcuno di noi si è difeso, ha cercato in tutti i modi di tutelare la propria coscienza attraverso la conoscenza. Ecco, io credo che il nostro partito, il nostro progetto, che ha messo come caposaldo la cultura, quindi la cultura di ognuno di noi, di ogni individuo, perché poi possa diventare una coscienza collettiva, nella direzione della consapevolezza che la tutela del nostro territorio sia sostanziale. Attraverso come? Per quello diceva che bel racconto che ci stai facendo, Serena, prova in qualche maniera a dimostrarlo. Bene. Io, tutti lo sapete, sono una professionista, faccio l'architetto e ognuno di noi, ogni professionista ha la possibilità di declinare tutto questo anche nella propria professione. Il progetto di Sinistra Ecologia e Libertà è un progetto di riconversione ecologica dell'economia della società. Queste fabbriche ad oggi sono state delle bombe esplosive per una manciata di soldi, e diciamoci, ognuno di noi ha preso una manciata di soldi per poter avere alla fine questo pizzico microscopico di libertà, devono essere necessariamente riconvertite. Non possiamo pensare più che la produzione, com'è nelle mani oggi dell'economia, possa andare avanti in questa direzione. Io chiedo veramente, siccome qua siamo tra compagni, no? Non abbiamo vetrine, non abbiamo niente. Io chiedo proprio a ognuno di voi che porti questo pensiero e che sia promotore di questo pensiero, perché
il nostro progetto come Sesto Voce Libertà è veramente un progetto innovativo. Andando sulle strade, ve ne sarete accorti anche voi, la maggior parte delle persone chiede questo, chiede le proposte, non chiede le proteste. E noi dobbiamo essere promotori di questo progetto. Io, rappresentante, domani, forse, probabilmente, non lo so, ho bisogno di ognuno di voi per portare avanti questa proposta. E con questo non tutto. Allora, buongiorno a tutti e bentrovati. Come si diceva, anche il 10 di febbraio, la giornata del ricordo, e voglio spendere un po' di parole relativamente a questa questione. Personalmente, io trovo che sia sbagliato che la politica si appropri in questo modo di vicende storiche, portandole, come dire, ad aiuto di una parte o dell'altra. Trovo che la scelta del 10 di febbraio, che è la data del trattato di pace, sia una scelta che dà anche la misura del percorso che è stato fatto, perché forse sarebbe stato bene scegliere la data del momento in cui siamo entrati in guerra e ricordare anche chi questa guerra l'ha voluta e l'ha portata avanti. E io credo che le memorie non possano essere condivise, le memorie sono diverse a seconda delle persone che le hanno vissute, la storia che è una, e quindi noi dobbiamo impegnarci affinché la storia faccia luce, ragioni e inserisca anche in un contesto che noi lo conosciamo perché siamo cittadini di queste terre, che ha visto l'italianizzazione forzata di molte parti del territorio di sloveno e croato, che ha visto tutta una serie di attività, come dire, nei confronti di questi cittadini, sono stati bruciati i paesi, sono state torturate delle persone, e questo non perché dei morti, noi chiamiamo anche morti, assolutamente tutti i morti hanno bisogno di rispetto e di pietà umana. Però, come dire, dobbiamo anche ricordarci di quella che è stata la situazione europea dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ha visto trasferimenti di popolazione consistenti, e pensiamo ai tedeschi dell'Europa orientale, pensiamo ai Grecia e Turchia, per esempio, molto forti in tutta l'Europa. Quindi è la prospettiva europea che ci salva da questo, non usare la storia normale. La prospettiva europea che ci salva da questo e ci permette, tornando anche al discorso che faceva Gianni, di immaginare di chiudere quelle galere che abbiamo nel nostro territorio, no? Come i centri di identificazione ed espulsione, in cui uno viene detenuto per 18 mesi perché è senza permesso di soggiorno, che è, come dire, una cosa che va fuori dall'idea di Costituzione che noi abbiamo. Questo elemento di più Europa ha anche a che fare con quella che è la responsabilità sociale dell'impresa, che è stata più volte ricordata nei discorsi di chi mi ha preceduto, perché c'è una spinta a livello europeo in questa direzione, dopo che una spinta, come dire, che lascia alle volontà delle imprese il perseguire questo tipo di percorso, che quindi dovrebbe essere una spinta più forte, più ragionata. Ma c'è stata anche tutto l'elemento della politica neoliberista, perché negli anni 70 i capi, diciamo così, i guru della politica neoliberista sostenevano che l'unico elemento che l'impresa deve perseguire è il profitto. E quindi il profitto nella in nome del profitto, qualunque tipo di attività era un'attività buona, no? E questo ci ha portato poi alle situazioni che conosciamo in un territorio come il nostro, che è un territorio che ha, come dire, avuto diversi e gravi danni all'ambiente e alle persone, se pensiamo appunto a tutte le persone che o sono morte o comunque vivono nella condizione, perché poi questa è una malattia terribile, no? Per cui tu stai e sai che sei stato a contatto, e quindi potrebbe svegliarsi questa malattia da un momento all'altro
e quindi vive anche in questa situazione di paura, no? Continua rispetto a un lavoro e a un lavoro che è fatto. E gli studi più recenti, ed è questo forse l'elemento interessante da mettere, da cominciare a ragionare, intorno al quale cominciare a ragionare quando facciamo un percorso politico, quando facciamo un progetto, dicono che in realtà però il ragionare, no? Intorno alla, alla responsabilità sociale di impresa non è solo un costo, ma che può portare anche degli elementi positivi, cioè può cambiare nel senso positivo anche il ruolo e la, la capacità dell'impresa. Quindi si tratta, come dire, di cominciare a discutere anche perché il lavoro è importante. Il lavoro, come dire, è l'elemento, l'abbiamo visto anche nei confronti delle persone che non riescono più a vivere senza lavoro, è uno degli elementi che fanno di noi persone, che fanno di noi comunità. Quindi intorno al lavoro, rimettendo in centro il lavoro, con tutte quelle che sono le nostre proposte politiche sul reddito di cittadinanza, eccetera, rimettendo al centro il lavoro e ragionando, no, sul, su quelle che possono essere anche i miglioramenti con le imprese, che è una responsabilità sociale, e anche, come dire, il, un'impresa che diventa migliore e che non perde, non è un costo. Non è sempre un costo. Il percorso di Fincantieri, che ha fatto un percorso di terziarizzazione fortissimo, in realtà poi se andiamo a controllare per quanto si capisce dai bilanci di Fincantieri, che ovviamente perché sono bilanci nei quali, no, tutto quello che non è dipendente fisso viene messo negli acquisti, quindi tu compri l'acciaio e compri il lavoro, no? No? Ora però i compagni che lavorano qui lo sanno bene, molto spesso questo ha portato a una perdita di governo. E quindi le spese sono aumentate anziché diminuire. Perché secondo me, oltre che il profitto, l'idea è diventata quella del potere. Cioè l'elemento di dire io comando, io faccio e decido come voglio. Ecco, in questo senso la politica deve intervenire e deve riaprire una serie di tavoli in cui passo dopo passo vengono discussi, come dire, dei percorsi da fare perché le cose. Questo credo che sia il ruolo della politica. Voi mi direte, c'è il patto territoriale per lo sviluppo, ci sono, però ha a che fare anche con la competenza, ha a che fare anche con l'innovazione, ha a che fare anche con mettere, io credo che l'innovazione sia anche mettere in discussione quello che è stato finora, metterlo in discussione e ragionare per un cambiamento. Ok. Bene. Grazie. Sì, prima di tutto grazie per questo invito. Questo è un territorio che conosco da molti anni, ci sono voluta dagli anni 90 come presidente del WWF, come presidente dei Verdi, come voce dei Verdi europei, ora come coordinamento nazionale di sinistra per la libertà e come candidata. Ma c'è un elemento in più che mi lega a Monfalcone, perché per 3 anni, dal 2003 al 2006, sono stata vicepresidente di Magnolia Futura. È una STU, una società di trasformazione urbana, che era stata messa in piedi da Bassolino Iacolino e di Palma, che era il loro presidente verde della provincia di Napoli, e si doveva occupare della bonifica e della riconversione, riqualificazione di Bagnoli. Bene, di IVA c'era anche l'Eternit, quindi l'amianto è stata purtroppo una delle piaghe che abbiamo dovuto affrontare, una bonifica difficilissima, perché poi all'epoca quando l'hanno iniziato loro non c'erano neanche siti di smaltimento, qui l'hanno dovuto portare con costi pazzeschi in Francia. Il primo anno di questo incarico, secondo me il buon Tremonti non ci dava i soldi per la bonifica, perché tra lui era un artista, quindi la sua idea era che i soldi da adesso fossero sprecati. Ho concentrato tutta la mia intenzione insieme alle RSU, insieme ai sindacalisti spagnoli, nella cercare di avere compensazioni per i lavoratori che sono stati toccati dall'amianto. Chiunque abbia fatto questo lavoro sta in difficoltà. Per portare a casa 72 certificati in abbiamo lavorato un anno a Napoli, come potete immaginare. Purtroppo durante questo percorso ho dovuto incontrare le persone che erano state colpite dal mesotelioma e da asbestosi, magari dopo 30 anni, perché c'è una modificazione. E vi garantisco, io non ho mai visto una persona morire di asbestosi, è una cosa tremenda perché gli alveoli polmonari praticamente si rigidiscono e c'è poi una difficoltà a respirare. Quindi sentirne parlare, leggere la statistica è una cosa e sentire queste persone accompagnarle, purtroppo una morte è un'altra.
In questo caso, naturalmente, in questo ruolo ho avuto molti contatti con l'associazione di referenti delle vittime di Guglielmo Falcone, perché purtroppo Guglielmo Falcone era in testa del parade dei morti, diciamo, dentro la fabbrica. Perché in realtà, quando io, una delle lotte che ho fatto, anche a livello nazionale, sono venuta a parlare con Falcone, era dire che sì, gli operai morivano, gli operai di Bagnoli, ma intorno a Bagnoli, alla distanza che voi vedete da qui a quella casa, dopo l'uno c'era la gente, tutto intorno, c'è un quartiere. E se noi avessimo fatto, come abbiamo fortemente richiesto negli ambientalisti verdi all'epoca, la ricerca epidemiologica sul territorio, i morti sarebbero stati molti, molti di più. Ricordo che Falcone mi disse, per carità di Dio no, abbiamo già 320.000 case, se voi fate anche la ricerca epidemiologica in un quartiere affollatissimo di Napoli, mi crolla linea, mi crolla tutto. Comprensibile dal suo punto di vista, molto di meno. Questo per dire che è un problema veramente decennale quello dell'amianto. Noi abbiamo cominciato a fare le prime denunce come ambientalisti negli anni 80 e ci davano, come dice Serena, dei catastrofisti, e adesso ci sono dei dati terrificanti. Vi parlo di dati italiani, una ricerca che noi abbiamo, come Sinistra Ecologia e Libertà, abbiamo inserito nel piano verde per il lavoro che posso avete ricevuto, sicuramente Giovanni la conosce, è una ricerca denominata Sentieri. Per 4 anni, dal 2007 al 2010, un gruppo di 32 studiosi ha studiato le popolazioni residenti in 44 siti di interesse nazionale, come voi sapete sono i siti, no? Sono 57 in Italia, che per le bonifiche, la legge per le bonifiche, sono 21 al nord, 8 al centro e 12 al sud. Parliamo di un totale di 6 milioni di cittadini in 290 comuni. La domanda che sono fatti lo è: c'è una mortalità per eccesso in queste zone? Cioè si muore di più del dovuto? E la risposta è purtroppo sì. Addirittura la mortalità in eccesso, pensate, è il 15% in più. Si tratta di 9.969 casi. Quindi più di 1.200 casi annui di eccesso di mortalità, morti che non ci dovrebbero essere, che invece ci sono, perché questi siti di interesse nazionale, come potete immaginare, sono altamente inquinati. Per quanto riguarda l'amianto, che diciamo prima ha tempi lunghi per far maturare questa malattia, però poi adesso con il tempo sono purtroppo alla resa dei conti che c'è, nell'insieme di 12 siti contaminati da amianto è stato osservato un totale di 416 casi di tumore maligno della pleura in eccesso rispetto all'attesa, in più. Questi sono certi dati. Naturalmente, come voi sapete bene, nell'eziologia di queste malattie ci sono sempre quei fattori complessi, però i dati sono sconvolgenti e certificano una necessità fondamentale, che è quella che il governo non ha perseguito, perché vi ricordo che nel 2001 è stato varato il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, ma sapete quanti soldi sono stati dati finora? 2,2 miliardi di euro, praticamente niente per i 56 residenti. Poi quando c'è stato il passaggio, il decreto 152, alle province all'ARPA, lì tutto si è fermato. Quindi noi dobbiamo riavviare questo per due motivi. Primo, perché, come dice il nostro simbolo Sinistra Ecologia e Libertà, noi dobbiamo prefiggerci che mai più il diritto all'ambiente, alla salute e il diritto al lavoro devono essere in conflitto, come il caso ILVA ha dimostrato, il fatto di deflagrare, ma non c'è solo l'ILVA, come abbiamo sempre detto. Noi dobbiamo fare in modo che le ragioni dell'ambiente e le ragioni del lavoro, le ragioni della salute e le ragioni del lavoro si intrecciano come le dita della mano, e non deve toccare agli operai questo compito e questo peso, perché questa è stata veramente ciò che ci ha profondamente indignato nell'ILVA, ma poi che sugli operai poi ricade l'onere di scegliere se morire oggi per fame o morire domani per mesotelioma o per asbestosi. Questo. L'altra grande sfida che c'è davanti, perché noi siamo in un paese che si sta fortemente deindustrializzando, in una regione, il mitico nord-est, dico mitico per chi lo guarda da Roma, dice ah là, tutte le piccole aziende, chiudono 4 imprese al giorno. Abbiamo fatto un incontro con Pordenone, con i sindacalisti, la situazione è vicino al crollo accelerato, si tratta di mesi, non più di anni, voi conoscete bene le cifre, e quindi il nostro compito è la riconversione ecologica di economia e di ecologia, fare in modo che si intreccino le dimensioni ambientali, sociali ed economiche, ma questo vuol dire riconvertire le filiere industriali. Ecco perché non Falcone è un campo così importante, perché qui nel concreto, come è successo a Bagnoli, quando ho cercato di passare dall'altra parte, cioè da ambientalista diventare uno di quelli che si deve occupare concretamente della complessità pazzesca che questo tipo di
che operazione richiede, noi siamo adesso di fronte a una deindustrializzazione che chiede a noi la riconversione industriale delle filiere, guardate bene. Ecco, voi le avete tutte, c'avete la Fincantieri, c'avete la 2A, vuol dire avete la gamma, e noi siamo chiamati a fare delle proposte estremamente concrete. Per esempio in questi giorni in Pordenone, sapete che c'è tutto il problema delle mobili, dell'industria di mobili che chiudono, noi abbiamo dato ai compagni un documento che è stato fatto dal forum Beta, molto molto approfondito, su come si riconverte la filiera del legno, assicurando la continuità del lavoro ma anche una maggiore compatibilità ambientale e sociale. Questo è il nostro compito. E a livello politico il nostro compito è quello di fare la differenza. È quello di fare la differenza dentro il centro-sinistra, Bersani in questo caso, perché il centro-sinistra di Bersani in questo caso posso fare la differenza rispetto al centro-destra. Perché quando il centro-sinistra assomiglia pericolosamente al centro-destra, lo abbiamo visto negli anni passati, la gente tra l'originale e il facsimile, secondo voi cosa sceglie? L'originale. Perché gli affari si sanno fare meglio loro. Oddio, anche non, anche il centro-sinistra se la cava abbastanza, però sicuramente per loro è un oggettivo. Allora, noi dobbiamo fare questa differenza del progetto. È una condizione difficilissima, perché si è creata in questi ultimi giorni, potrei dire, un'altra sinistra alla nostra, se c'è sempre che ci sarà l'altra sinistra, no? La storia almeno lo sappiamo, questa dannazione della sinistra che si divide invece di unirsi continua a colpirci, e noi ci troviamo stretti, da un lato tra questa sinistra di protesta, poi sinistra, cioè dentro i Valori dei Valori, questo proviamo sempre a dirlo alla gente, c'è dentro Italia dei Valori, c'è dentro la vecchia sinistra ideologica, ci sono dentro i Verdi, quindi insomma è un'amalgama, è un cartello elettorale, voglio dire poi cosa resterà dopo. E a destra invece abbiamo questo PD, su cui non voglio spendere parole perché ognuno di noi ha le proprie esperienze di scontri, di conflitti, anche su tutta una serie di cose, che ahimè ha sposato, non voglio dire fino in fondo, ma in maniera molto marcata, le ragioni del mercato, le ragioni della finanza, le ragioni del lavoro, le ragioni della riconversione ecologica. E ancora più là Monti. E noi ci troviamo, credo che tutti i giorni, poi quando andiamo a fare campagna elettorale, a me lo chiedono, ma siete sicuri che voi non fate l'accordo con Monti? E noi a spiegare che Monti è la destra, certo la destra europea, di spessore, di competenza, ma è la finanza europea alla Merkel che cerca di mantenere il controllo del nostro paese. Cioè, d'altra parte c'è quel buffone di Berlusconi, un momento di sollievo, quando Monti è arrivato, di sollievo puramente, non posso dire, culturale estetico, l'abbiamo avuto tutti. Però le politiche di Monti sono quelle che abbiamo visto. Sono la riforma Fornero, sono la riforma delle pensioni, sono i tagli all'educazione, alla cultura, all'istruzione, all'ecologia, tutto. L'altro giorno eravamo anche con Loredana all'Isola della Cona, e quelli che lavorano nel settore dell'ambiente stanno subendo il 75% dei tagli, sono posti di lavoro, centinaia che vanno a perdersi. Allora noi siamo davvero in una situazione molto difficile come sinistra di oggi in realtà, perché noi ci poniamo non come sinistra di protesta, di testimonianza soltanto, che va anche bene, niente da dire, ma come sinistra di governo. E dall'altra parte però dobbiamo tenere la barra dritta e spiegare alla gente che noi governo non lo faremo e non lo vogliamo fare. Dobbiamo essere molto netti su questo, perché i media, i grandi media, tutto visto, tendono a fare confusione, tendono a presentarci come degli opportunisti pronti a balzare sul carro, no, del vincitore al minimo segnale. Perché qui la grande battaglia, chiudo, che si sta svolgendo a livello europeo, ottimo il vostro richiamo all'Europa, noi abbiamo bisogno di più Europa, non di meno, ma quale Europa? Noi non vogliamo l'Europa della finanza, perché la finanza in questo periodo, in questi decenni, ahimè con la complicità del centro-sinistra, si è mangiata l'economia reale. Si è mangiata l'economia reale. E per esempio pochissimi fanno la battaglia che stiamo facendo noi, come Sinistra Ecologia e Libertà, di tornare a separare le banche tradizionali di credito da quelle di investimento. Che se facciamo un passo indietro nel 1929, grande depressione, nel 1933 passa questa legge che era la Glass-Steagall, che dice che bisogna tenere separati gli istituti di credito e quelli. Che cosa succede nel 99? Ahimè sotto Clinton, sotto i democratici, viene abolito questa distinzione e quindi via, vai con la speculazione selvaggia, vai con quella serie di scandali dell'aereo, nell'unità del CIA e Barnard, l'ultima è la MPS, ma è una delle ultime, ce ne saranno ancora tantissime altre se andiamo avanti così. Ed è molto importante che noi come Sinistra per la Libertà chiediamo che tra i primi provvedimenti del governo di centro-sinistra, se veramente vuole fare delle cose di centro-sinistra come direbbe Moretti,
ci sia questo, ci sia riportare questa distinzione che è cruciale, perché significa alleviare il credit crunch, alleviare la mancanza del credito, oggi la difficoltà per le piccole aziende di avere credito, la difficoltà per i giovani di avere credito. Quindi è su queste grandi battaglie che noi dobbiamo schierarci, ed è lì che l'Europa si deve mostrare un'Europa dei popoli e non un'Europa dei finanzieri. Quindi questa, in un certo senso, voi che siete di confine, quindi un ponte verso l'Europa e verso il Mediterraneo, siete una, siamo insieme, siete in una posizione ideale per fare queste battaglie. Questo per farvi capire la complessità del mosaico che andiamo avanti e di quanto sia cruciale non far cuore, perché hai tasselli, come dire, proprio giusti per dimostrare nei fatti, perché noi dobbiamo dimostrare nei fatti, che possiamo proporre un diverso modello di sviluppo. L'ultima cosa, chiudo, che hanno già detto loro, ed è bene parlare nel giorno del ricordo, perché la memoria, io dico sempre, è l'estinzione più del padre della tigre, e senza memoria noi non abbiamo identità, se non, non possiamo neanche andare verso il futuro perché non sappiamo chi siamo. È molto molto importante per me il primo obiettivo, e io sono molto contenta che Sinistra Ecologia e Libertà continuamente, anche lì che lo mette sempre in rilievo, la necessità di un salto di qualità della coscienza collettiva, perché guardate, parlavamo prima con Loredana, se andate tutti avete avuto questa esperienza surreale di andare in questa tele Trieste, no? Si revisano un po' di destra, ma a parte quello, ma il livello dei candidati, vi garantisco, ma il livello degli sms che arrivano tutti sgrammaticati, pieni di odio e di livore, una barbarie, ci dice che se noi non facciamo fare un salto di qualità alla coscienza collettiva di questo paese, non servirà a niente cambiare governo, purtroppo, purtroppo, perché dall'altra parte ci sarà un popolo che non segue più, che non capisce più. Guardate, se tanto mio sorello è psicologo della comunità, ed è docente, come lei all'università, e mi diceva che lei ormai da anni fa due letture delle tesi, la prima per i contenuti, la seconda per sistemare un po' la risografia, il lessico, cioè l'ortografia, capito? Ecco, quindi, secondo me, come diceva Serena, questa rivoluzione culturale è il primo compito di Sinistra Ecologia e Libertà. Lo dobbiamo fare con un mix molto forte di spessore culturale, ma anche di pragmatismo, perché la gente adesso vuole vedere i risultati. Non bastano più i proclami, non bastano più le belle dichiarazioni. Ieri noi eravamo al mercato di Cinghiale, all'Istituto dei Volantini, e vabbè, insomma, non proprio di sinistra, diciamo tradizionalmente, però i nostri compagni, le persone che sono sul terreno, hanno bisogno di poter dare dei risultati, perché qui è questione di mesi. Inoltre noi, che finisco davvero, abbiamo questo, se non ci dobbiamo avere già tutto, le pulizie giugno, abbiamo anche le regionali, e poi le provinciali, e poi molti comuni, quindi la sfida si protrae e dobbiamo essere estremamente preparati. Quindi noi, come coordinamento nazionale, siamo poi disponibili anche in futuro, dare una mano, ovviamente lo so che è candidata per un seggio, come si dice qua, molto, chiamiamo ballerino, nel migliore dei casi, però faremo la nostra battaglia fino in fondo, ed è una battaglia che non si conclude il 24-25 di febbraio, che comincia il 24-25 di febbraio, quindi